Un ricco e variegato programma con spettacoli, incontri, workshop e masterclass che mira a coinvolgere allievi, artisti e appassionati di ogni età. Sarà questo Puccini 100 anni in danza, ambizioso progetto del Teatro delle Arti che renderà omaggio al compositore Giacomo Puccini nel centenario della sua morte, promuovendo la danza come mezzo di espressione culturale e artistico. Presentato in conferenza stampa stamani 7 novembre presso il Salone del Gonfalone del Comune di Salerno, dal direttore artistico del Teatro delle Arti Claudio Tortora, dalla presidente del Consorzio Operatori dello Spettacolo Pino Testa, e dalla direttrice artistica dell'evento Amalia Salzano, che ne ha curato anche l'ideazione con il partenariato del Liceo Alfano I. In rappresentanza dell'amministrazione comunale era presente la consigliera Antonia Wilburger. Tre gli spettacoli in programma, ognuno dei quali impreziosito dalla partecipazione di cantanti lirici accompagnati da un pianista che eseguiranno arie tratte dalle opere di Puccini e da performance di danza che utilizzeranno anche linguaggi contemporanei, creando un'esperienza artistica completa e immersiva. Io sono molto orgogliosa di questo evento, che è un evento molto articolato, Puccini 100 anni in danza, è un progetto che si articolerà in varie iniziative. Naturalmente si omaggia il grande compositore Giacomo Puccini, di cui ricorre il centenario della morte quest'anno, però parlando più un linguaggio danzato. In effetti ci saranno tre spettacoli con tre grandi compagnie italiane, due spettacoli di danza più contemporanea, di taglio contemporaneo, si terranno alla Chiesa di Santa Bollonia. Il 4 e il 6 dicembre saranno le compagnie Egri Bianco Danza di Torino e la compagnia Movimento Danza di Napoli, mentre il 7 dicembre ci sarà la compagnia Nuovo Balletto Classico, che è la compagnia storica fondata da Liliana Cosi e Marina Stefanescu, con un altro spettacolo ovviamente con un linguaggio prettamente classico. Diciamo che questi sono i tre spettacoli, ma intorno a tutte queste iniziative ce ne sono altre molto importanti che si rivolgono ai giovani. Ci sono ben tre bandi di concorso, uno per i giovani coreografi under 35, uno per gli allievi dell'ultimo anno dei licei coreutici del territorio e uno che è un concorso giornalistico rivolto agli allievi degli ultimi anni dei licei, sempre del territorio. E tutti questi giovani avranno la possibilità di partecipare a questi concorsi e i tre selezionati, i tre giovani coreografi selezionati apriranno la serata del 7 dicembre con i loro lavori che dovranno essere, come quelli delle compagnie, ispirati alle tematiche pucciniane, chiaramente. Lo stesso dicasi per i tre giovani coreografi dei licei coreutici che invece apriranno le serate di Santa Bollonia. E i giornalisti in erba saranno invitati a partecipare a tutte le iniziative, potranno realizzare video, interviste e creare un loro lavoro che verrà poi, dopo tutto l'evento, esaminato da una giuria di giornalisti. Questo è un progetto presentato, curato da Amalia Salzano, presentato alla Regione. È stato uno dei progetti approvati, pochissimi sono stati approvati, se non sbaglio, due o tre. E per l'idea di fare questo omaggio a Puccini e di fare questo concorso per i giovani coreografi. Ringrazio Amalia Salzano per aver ideato questo progetto Puccini 100 anni di danza, progetto straordinario per valorizzare danza e musica e consolidando Salerno promotrice di cultura e di arte. Come insegnante di danza, ringrazio Amalia per aver ideato questa masterclass con la grande ballerina Liliana Cosi, che vedrà tutte le ballerine del territorio fare lezione con lei, che è una cosa importantissima. L'amministrazione comunale è felicissima di accogliere questa manifestazione di danza, che non è soltanto la danza, ma riguarda anche la valorizzazione della nostra città attraverso spettacoli all'interno della Chiesa di Santa Apollonia e poi chiaramente nel nostro teatro. Ma l'abbinamento appunto della lirica, quindi ricorre il centenario della morte di Puccini con attività coreutiche, ma anche l'opportunità di coinvolgere i giovani attraverso
i loro lavori, i loro progetti e quindi la possibilità anche di potersi esprimere e partecipare a delle masterclass importantissime con appunto la più grande delle stelle della danza. Quindi l'amministrazione comunale è felicissima di incrementare le attività culturali e possiamo dire anche che cominciano ad arricchire le attività in Lucida Artista.